E buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video motivazionale di pulizie. Ed eccoci qui, finalmente sono riuscita a registrare qualcosa dopo le 2 settimane belle impegnative che vi ho raccontato nello scorso video. Comincio oggi direttamente dal balcone perché c'era stato vento caldo, aveva piovuto, sapete quando piove fango che si sporca proprio il balcone, quindi infatti con il vento che c'è stato, polvere, c'era di tutto e di più. Mi vedete ancora vestita estiva perché comunque qui le giornate sono ancora calde, anzi uscivo da 3 giorni che proprio c'è stata proprio aria calda e da noi diciamo in questo periodo trovi sempre queste giornate così prima che arriva proprio il freddo, quindi diciamo sono le giornate sono ancora leggermente tropicali, magari la sera poi fa un po' di freschetto, ma nulla di insopportabile, quindi diciamo che ancora qui non dico che estate è piena, però c'è gente che comunque ancora va al mare. E quindi vi stavo dicendo, parto dal balcone, vado a pulire tutto, a spolverare e poi vado a pulirlo ovviamente con il mocio, anche se avessi voluto buttare acqua non avrei potuto. Quindi ci accontentiamo perché io in quella maniera lo posso fare solamente la sera tardi, ma io non so voi, ma la sera difficilmente mi metto a fare queste pulizie grandi. Quindi ci accontentiamo, l'importante è che comunque è pulito, quindi come vedete vado a pulirmi i secchi, pulisco anche lo scaldabagno, il passamano, i fili, insomma vado a pulire un po' tutto perché questa terra rossa, diciamo che ha piovuto, ovviamente ha sporcato praticamente tutto.
E siamo praticamente alla fine della pulizia del balcone. Io faccio una gran fatica con il mocio. Ho comprato anche quello che mi ha consigliato una di voi di prendere quello in microfibra, ma non è che mi aiuta più di tanto. Però alla fine sono riuscita e l'ho pulito. Quindi dopo il balcone vado diretta in camera da letto. Anche qui aveva bisogno di una bella spolverata e pulita. Quindi vado a passarmi come al solito prima il Swiffer per raccogliere i capelli che mi cadono un po' ovunque e poi vado a passare anche l'aspirapolvere giusto per scrupolo e adesso passo a spolverare. In questo video vedrete solamente ovviamente la pulizia del balcone che avete già visto, la pulizia della camera da letto e poi nel salone, nel soggiorno, perché poi ovviamente dovevo scendere quel giorno a sbrigare determinate situazioni. Aurora aveva pure la danza, quindi non sono potuta andare avanti, però poi il giorno dopo ho finito ovviamente anche le altre camere. Poi vi registro magari qualche altra cosa del resto delle pulizie, perché ovviamente ho finito di fare la cameretta e il bagno che comunque vi ho registrato, e poi andrò a farmi anche la cucina, dove voglio andarmi a cambiare anche le tende, ma di questo ne parliamo poi nel video giusto, dove io vado poi a cambiarmi le tende in cucina. Quindi vado a fare la solita routine in camera da letto, spolvero, pulisco le finestre, gli specchi e poi vado a pulirmi il salone. Infine vedrete che pulisco per terra. Allora, ragazze, sono passata al salone. Come vedete, ho pulito il tavolo e sto sistemando nell'alzatina. Insomma, andrò a mettere quelle poche decorazioni di Halloween che abbiamo, giusto per dare un'atmosfera ad Auri.
di Halloween. Quindi ho preparato questo tavolo con le caramelline, i cioccolatini proprio di Halloween che avevo comprato a Lidl, e poi vado a mettere le cose degli anni passati che abbiamo conservato, quindi la zucca portacaramelle, la candela, la zucchetta questa qui, diciamo per bere, una mini borraccina, e questo è il risultato finale. Devo dire che è molto carino, piccolo, però secondo me è molto carino. E alla mia Auri è piaciuto tantissimo. Quando è tornata dalla scuola l'ha visto e le è piaciuto tanto. Ragazzi, mi sono dimenticata a dirvi che c'è la serranda abbassata, come era anche in camera da letto, perché praticamente dopo che ho fatto il balcone si è buttato un po' di vento e quindi ho preferito tenere le serrande abbassate, perché altrimenti il tempo che pulisco e finisco entra di nuovo della polvere e mi dà fastidio, sinceramente. Infatti poi nel pomeriggio è arrivato il diluvio e in quel caso ha rinfrescato un pochino, quindi tenevo la serranda abbassata giusto per questo, però aveva fatto già un paio di ore con la serranda aperta, quindi ha arieggiato abbastanza. Quindi adesso vado a spolverare. Quel punto lì ci sono sempre le cose che io vendo su Vinted. Al limite vi lascio il mio nome qui in sovraimpressione. Se vi va, venite a dare un'occhiata al mio armadio Vinted. Thank you.
E siamo giunti quasi alla fine del video, infatti adesso vado a pulirmi per terra sia qui in camera da letto che nel salotto. Poi vi faccio vedere ovviamente che ho fatto anche le altre camere, però nei prossimi video. Io quindi spero vi sia piaciuta la mia compagnia, spero vi sia piaciuto questo video. Come sempre, se avete consigli vi aspetto nei commenti. Io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!